Sottosegretario, benvengano questi programmi, benvenga questa programmazione, però esiste un contrasto stridente tra la realtà attuale, effettiva, e l'iperuranio delle idee, appunto la programmazione. Lei ha menzionato ILVA, discorso dei commissari, ma si rende conto quello che sta succedendo a Taranto, uno stabilimento che letteralmente crolla a pezzi, una sicurezza ambientale tutt'altro che garantita, picchi di benzene il mese scorso hanno raggiunto appunto dimensioni mostruose, l'assoluto menefreghismo da parte di ArcelorMittal e di Lucia Morselli, amministratore delegato e presidente, il disprezzo verso il territorio, vedi la mancata partecipazione alla commissione consiliare regionale. Con tutto il rispetto per il suo operato, sottosegretario, ma vediamo un'azione debole sua e del governo nei confronti di Taranto, che viene sbeffeggiata dalla Morselli in TV a Porta, la quale parla di gioiello, di realtà industriale più bella d'Europa, e a Taranto si muore di fame e di inquinamento. Gli interventi che il governo avrebbe dovuto fare e non fa, cioè vediamo un governo piegato rispetto ad ArcelorMittal con la paura di perdere questo partner. Io innanzitutto la ringrazio del suo intervento, che si articola a quanto pare in due parti, la mia attività legata alla programmazione e il rapporto con la realtà. Ora non ci può essere realtà si può incidere nella realtà se non effettuiamo una programmazione. Io mi sono insediato nel CIS Taranto dal 5 marzo, penso che non abbiamo fatto solo programmazioni e chiacchiere, abbiamo fatto oltre 50 incontri tecnici in meno di 3 mesi, abbiamo lavorato in piena pandemia, abbiamo accelerato tantissimi interventi che abbiamo fermi da oltre 10 anni. Abbiamo fatto un'operazione miracolosa con riferimento alla possibilità di riqualificare l'ex filiale di Banca d'Italia, che era un'operazione su cui nessuno ci credeva. Abbiamo stanziato oltre 13 milioni il 22 maggio. Abbiamo poi inserito la zona franca doganale in legge di bilancio, in decreto rilancio. Sottosegretario, mi perdoni, vorrei una risposta con riferimento alle angherie che sta commettendo sul territorio ArcelorMittal. Perché mi ha ripetuto l'elenco, utile per sapere cosa si sta facendo, ma la risposta, anche per ragioni di praticità di tempo, è mirata. Cosa sta facendo il governo per ArcelorMittal? Vediamo un subire eterno. Innanzitutto abbiamo adottato un metodo di lavoro nell'ambito di questo confronto. Se il confronto deve avvenire così come è avvenuto fino all'altro ieri, deve essere un percorso e un metodo condiviso. Lei mi ha fatto delle domande. La domanda era: lei pensa solo alla programmazione e non alla realtà? Io ho risposto alla prima parte della domanda. E mi deve dare atto di questo. Prego, ci mancherebbe. Terminato, quindi sono passato alla seconda domanda con molta tranquillità. Ora, il discorso che riguarda la situazione IVA, noi oggi innanzitutto nell'ambito del CIS Taranto, pur non avendo questa finalità, dietro sollecitazione dei commissari IVA ci siamo occupati di una tematica importante, che è quella del trattamento dei fanghi, dove ci sono oltre 4.000 tonnellate che giacciono sui nostri territori. Quindi abbiamo affrontato un problema di bonifica e un problema soprattutto occupazionale. È chiaro che il discorso del rapporto governo Giumental è sotto gli occhi di tutti, che ci sono diversi contenziosi, sia civili che penali, che sono aperti. Noi con Mittal stiamo avendo anche noi delle problematiche di interlocuzioni. Sono una serie di aspetti che chiaramente io con forza e non con debolezza ho evidenziato a chi sta gestendo i fascicoli. È
chiaro che io non ho la delega diciamo, a gestire questi fascicoli, però da parte mia io vi posso assicurare che ogni qualvolta che accade un qualcosa su Taranto, ogni qualvolta che l'indotto di Taranto cioè riceve delle, diciamo, dei comportamenti non corretti, io per primo metto nero su bianco e scrivo. Sottosegretario, mi perdoni e poi mi taccio. 3.300 persone che si intendono mandare a casa da parte di ArcelorMittal. 1.800 lavoratori ex Ilva NAS dimenticati. In l'ArcelorMittal, se un dipendente dice A e dice mancano, viene licenziato, lei come rappresentante del governo cosa ha fatto e cosa intende fare? Cosa dice alla Morselli che qui a Taranto fa il bello e il cattivo tempo, anzi sempre il cattivo tempo? Noi abbiamo già ribadito che quella proposta, diciamo, di Mittal non è accettabile, cioè non è pensabile di accettare un piano industriale che prevede tutti quegli esubili. Dall'altra parte, con riferimento ai lavoratori in amministrazione straordinaria, noi è anche assurdo che a distanza di 10 anni noi non abbiamo dato una prospettiva a tutte queste persone. E io oggi abbiamo avviato un percorso di reinserimento lavorativo nell'ambito delle bonifiche. Ora non riesco a comprendere il perché in tutti questi anni questo smaltimento, abbiamo le risorse, abbiamo delle maestranze che sono pronte, hanno fatto i percorsi di riqualificazione, li potremmo impiegare già fra un mese, e quindi questa è una prima risposta. Perché accanirsi a tenere aperto lo stabilimento? È improduttivo. Porta danni alla salute, è antieconomico. Perché non lo chiudiamo? Perché non chiuderlo? Se lei avesse una pizzeria e ogni sera lei chiudesse la saracinesca e perdesse, non arriverebbe, lei è un uomo di economia, non arriverebbe alla conclusione di dire chiudo la saracinesca e prendo pace io e prendono pace i tarantini. Perfetto, questa è una prospettiva che il governo sicuramente andrà a valutare, però poi... In campagna elettorale parlavate di chiusura di Ilva. Il Movimento 5 Stelle parlava di chiusura di chiusura progressiva delle fonti inquinanti, contratto di governo. Mi perdono, allora mi ha fatto le sue domande. Sottosegretario, non mi ha detto cosa lei ha detto personalmente a Lucia Morselli, penso che l'avrà incontrata. No, io personalmente non l'ho incontrata. Dovrebbe incontrarla, è il vertice massimo. Ci saranno degli incontri sicuramente, però ci saranno delle novità, perché noi stiamo lavorando anche sulla costituzione di una società a partecipazione pubblica. Ci sono delle interlocuzioni con Mittal e continuereste eventualmente a tenere Mittal con Invitalia? Mi ha fatto domanda. Sì, ma se non mi risponde direttamente non c'è interlocuzione. Prego, no, non è spettacolo, che spettacolo? Se per lei è spettacolo, io lo ritengo giornale, nel massimo rispetto della sua persona, prego. Noi siamo in Invitalia, sta definendo la partecipazione pubblica all'interno di una compagine societaria per la realizzazione di forni elettrici. Preventiviamo di ampliare questa produzione per il riutilizzo dell'acciaio utilizzato.